Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Vag Italy. Siamo qua questa sera all'interno di una Skoda Kamiq del 2022, allestimento Ambition. Quindi per chi conosce appunto il brand Skoda sa che l'allestimento Ambition per questa vettura, diciamo, è l'allestimento più base che c'è, quello di partenza. Lo possiamo vedere anche da questo tipo di unità montata, che è appunto un bolero, significa una radio appunto sprovvista del sistema di navigazione, perché vi ricordiamo che quale col sistema di navigazione sono una Mansion, qualora fosse, diciamo, equiparabile al Discover Media Volkswagen, e il Columbus, che ha anche lo schermo molto più grande, che è appunto il top di gamma di casa Skoda. Andiamo a vedere quello che andremo a fare stasera a questa vettura, perché come potete vedere all'interno delle informazioni appunto di sistema possiamo vedere che la versione software, la 1760, è una versione appunto obsoleta ormai, tant'è che infatti il cliente ci ha appena lamentato che alcuni piccoli bug che intende risolvere, per esempio a frequenti riavvii dell'infotainment talvolta lo schermo si annerisce, alcune volte addirittura inserendo la retromarcia compare l'avviso che il park pilot non è al momento disponibile, impedendo appunto una manovra di parcheggio confortevole, dal momento che quindi i sensori di parcheggio posteriori, che quest'auto li ha solo posteriormente, non funzionano. Altri problemi che vengono comunque sia gestiti da questo aggiornamento software, anche se non lamentati direttamente dal cliente, sono per esempio l'impossibilità di poter utilizzare i comandi vocali, l'instabilità della connessione di Android Auto e Apple CarPlay, perché nonostante comunque sia cablata, perché vi ricordiamo che non è possibile appunto via wifi in questo tipo di unità, è molto instabile, si disconnette frequentemente nonostante abbia provato più dispositivi appunto da collegare alla vettura. Altri problemi che vengono lamentati sono appunto inerenti, diciamo, proprio la gestione dell'infotainment, perché talvolta il touchscreen non è proprio che sia reattivissimo, tant'è che infatti come potete vedere abbiamo appena cliccato ma nonostante tutto non esce, bisogna cliccare appunto più volte, e andremo a risolvere questi piccoli bug appunto con un aggiornamento. Chiaramente abbiamo già scaricato l'ultima versione dei server ufficiali Skoda, abbiamo già il diagnostico collegato, perché vi ricordiamo ragazzi che una volta fatto l'aggiornamento va fatta la convalida online di modo che passi a telaio, quindi no fai da te, no operazioni da remoto, se vi interessa ragazzi dovrete necessariamente venire da noi a farlo, questo lo voglio dire, qualora vi interessasse farlo in autonomia non è possibile, ve lo dico fin da subito. Abbiamo già il nostro aggiornamento all'interno di questa pendrive. Direi quindi di iniziare la procedura di aggiornamento e ci vediamo più tardi. Eccoci qua ragazzi, abbiamo appena inserito la nostra pendrive nel primo slot. Possiamo vedere che l'aggiornamento è appena partito, ci metterà un po' di tempo. Ci vediamo a fine procedura e vediamo cosa è migliorato. Eccoci qua ragazzi, dopo circa una mezz'oretta abbiamo completato la procedura di aggiornamento. Possiamo già vedere che abbiamo la nuova versione software 1790, che abbiamo appena appunto concluso l'installazione. Possiamo subito vedere che ora, anche con un tocco leggerissimo, perché ho a malapena sfiorato il touchscreen, è molto più veloce, molto più rapido e decisamente molto più capacitivo, dal momento che possiamo cliccare agevolmente qualsiasi voce. Potete notare che il sistema oltretutto è velocissimo, la velocità è decisamente migliorata, non metto le stazioni radio che se parte qualche canzone col copyright ci tagliano il video, però vi posso dire che comunque è di gran lunga migliorata anche la ricezione radio, l'audio si sente molto più nitido rispetto a prima, anche la riproduzione media, qualora collegassimo appunto una USB Type-C oppure ci collegassimo appunto via Bluetooth a un dispositivo mobile come un cellulare oppure per esempio una fonte di riproduzione audio esterna, la qualità audio è decisamente migliorata col fatto che ora sarà molto più stabile anche appunto la connessione senza fili. Lato connettività, quindi andando in pratica su Smart Link, possiamo vedere che la connessione di Android Auto e Apple CarPlay è decisamente più veloce, è decisamente più stabile, adesso anche collegando immediatamente il cavo al dispositivo mobile la connessione si aggancia immediatamente al volo.
è decisamente più stabile, quindi anche qualora volessimo appunto consultare la messaggistica istantanea di WhatsApp, qualora volessimo appunto impostare un percorso di navigazione con Google Maps anche in vista satellitare, prima diciamo era soggetto a bloccarsi ogni qualvolta si impostava una destinazione tramite dettatura vocale di Google. Adesso invece la navigazione l'abbiamo appena provata, vi assicuro che parte al primo colpo. Se avete una Skoda Kamiq, una Skoda Scala oppure una Skoda Fabia con un Bolero che è appunto la versione 1760 inferiore, avete alcuni bug, potete tranquillamente rivolgervi a noi per risolverli, dal momento che siamo in grado di aggiornare tranquillamente l'unità. Possiamo appunto portarvi il software all'ultimissima versione, la 1790, di modo che così avrete anche voi un infotainment come questo, bello, scattante, rapido e soprattutto molto veloce anche per consultare i vari menu. Possiamo vedere qua per esempio che andando negli assistenti di guida addirittura abbiamo già una bella visuale con tutto quanto. Vi presento anche con l'occasione la guida corsa adattiva e l'intensità del segnale, ovvero la forza con cui il volante diciamo si rimette in traiettoria qualora ci avvicinassimo alle strisce, perché questa vettura in passato è stato attivato anche il travel assist sempre da noi. Se vi è piaciuto questo video ragazzi, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci sempre nei nostri social Facebook, YouTube, Telegram e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Un saluto dall'intero staff di Vag Italy.